Salve a tutti! Questa sera voglio presentarvi uno strumento a cui tengo in modo molto particolare. Si tratta di un flauto pentatonico maggiore con quattro fori che ho sviluppato appositamente pensando ai bambini che, siccome hanno delle mani molto piccole, non riescono a suonare il classico flauto scolastico, il soprano. Le ridotte dimensioni e la scala pentatonica maggiore donano a questo flauto un'anima allegra, gioiosa, vivace. La sua semplicità di utilizzo è dovuta, da un lato, al piccolo numero di fori da dover gestire e dall'altro alla caratteristica della scala pentatonica, le cui note, suonate in qualunque ordine, restituiscono sempre, una melodia bella, armoniosa. Vediamo subito come suonare il flauto pentatonico maggiore in miniatura con quattro fori. La prima cosa da fare è impugnare correttamente lo strumento. 1, 2, 1, 2. A questo punto, soffiando in modo molto delicato, bisogna ottenere una nota pulita. Se sentite questo, state soffiando troppo forte. Una volta che avete ottenuto un tono pulito, potete sperimentare liberamente utilizzando soltanto la mano destra. Quando siete diventati abbastanza bravi con la mano destra, potete aggiungere una ulteriore nota. A questo punto si può aggiungere ancora un'ulteriore nota al seguente modo. Fate attenzione. 1, 2, 3, 4. Per far sì che lo strumento non cada, bisogna abbassare, ad esempio, il mignolo. In questo modo, ve lo faccio vedere. Suonando una delle 5 note della scala pentatonica, che si fanno così, in qualunque ordine otterrete sempre una melodia gradevole, senza il bisogno di seguire uno spartito musicale. Vediamo ora di illustrare qualche semplice trucchetto che renderà questo strumento assai più performante di quello che potrebbe sembrare all'apparenza. Ad esempio, socchiudendo con il mignolo il fondo del flauto, si può ottenere un'ulteriore nota. Ricorrendo invece alla tecnica dei mezzi fori, scopriamo che lo strumento produce tutte le note. A questo punto fate attenzione perché, diciamo così, uscendo dalla scala pentatonica, le note addizionali vanno messe con cognizione di causa. Soffiando più forte e con una particolare diteggiatura che è dichiarata nel documento tecnico dello strumento, si possono ottenere ulteriori note nel registro superiore. Vi faccio subito vedere. Mettendo insieme tutte queste informazioni, abbiamo uno strumento completo. Vi do una piccola dimostrazione suonando una melodia che sicuramente riconoscerete. Più esperti si potranno sbizzarrire
ricostruendo qualunque tipo di scala musicale e suonando qualunque genere musicale. Ad esempio, si può improvvisare un piccolo brano jazz. Consiglio quindi l'acquisto del flauto pentatonico maggiore in miniatura con quattro fori sia ai bambini che magari approcciano per la prima volta questo genere di strumento, che agli adulti alla ricerca di un flauto semplice da suonare e gioioso. Buon divertimento a tutti!